Buonasera e grazie per l'invito. Io difendo il radiologo e, seppur brevemente, cercherò di sostenere le sue ragioni. Nella mentalità comune c'è l'idea del dolore dell'innocente e l'idea del dolore del colpevole, che è bene che soffra perché l'ha voluto lui. Trovata la causa, tutto torna a posto. Si tratta di problemi vecchi come il mondo, naturalmente, ma anche la vicenda che ci occupa oggi, in realtà, a ben considerare è proprio questa. La signora, dopo essersi ammalata e avere provato l'esperienza del dolore, e forse, come è stato notato, non essersi sentita particolarmente seguita da qualche medico, ha maturato il convincimento che se il medico presso il quale aveva eseguito nel gennaio del 2009 un controllo avesse agito diversamente, allora non avrebbe sofferto o avrebbe sofferto di meno. E allora, secondo la paziente, il medico è colpevole e deve espiare, o in altri termini deve pagare. Da qui la denuncia al medico per lesioni personali colpose, perché il suo comportamento, secondo la paziente, sarebbe stato viziato da imprudenza, imperizia e o negligenza. Il mio assistito è oggi qui chiamato a difendersi dall'accusa di aver eseguito le sue indagini in un modo non corretto da un punto di vista metodologico, tecnico, di aver interpretato male queste immagini, di aver agito con leggerezza e imprudenza, senza tener conto debitamente dei fattori di rischio particolari presentati da questa cliente. Però a questo punto, con tutto il rispetto dovuti a chi ha sofferto e soffre tuttora, e senza alcun accanimento personale, va evidenziato come non possa essere mossa alcuna censura al medico che ha agito secondo scienza e coscienza. Si dubita in primo luogo che le indagini eseguite nel gennaio 2009 potessero non essere corrette da un punto di vista tecnico-metodologico. Come esaurientemente spiegato dal mio consulente, le indagini furono corrette perché la paziente faceva parte di quella categoria di soggetti asintomatici di qualsiasi età che richiedono spontaneamente un esame preventivo in assenza di sintomi o di qualsiasi elemento di sospetto. Per tale categoria, dunque, la mammografia in due proiezioni rimane l'esame principale. La scelta quindi di aggiungere, come ha fatto il nostro medico, anche un'ecografia ai seni densi negativi della mammografia è uno scrupolo che va a suo merito, ma non è ufficialmente raccomandata. Questa ecografia però venne ugualmente eseguita e non fornì delle indicazioni per ulteriori accertamenti. Il consulente ci ha spiegato che le quattro proiezioni vennero ben eseguite, ben tirate, ben compresse, non invece mal tirate o mal compresse. L'accusa poi si è soffermata sulle foto allegate, per sostenere che dalle marche temporali il tempo dedicato all'analisi ecografica non sarebbe stato sufficiente. Come già spiegato, in base ai protocolli, il radiologo non era affatto tenuto, però in questo caso, a svolgere un'indagine ecografica. Ora invece si pretende, anziché valutare positivamente lo zelo del radiologo, si pretende di ritorcergli contro le modalità d'esecuzione dell'ecografia, per inferire sulla base di niente, in realtà, che avrebbe operato in modo frettoloso. Questo però è un voler addossare a tutti i costi una qualche responsabilità al medico. Poiché l'indagine ecografica venne eseguita in modalità real time e vengono documentate quindi solo alcune immagini significative, è risaputo che ciò può avvenire all'inizio, durante o alla fine dell'esame e quindi non è dato sapere, al di là di ciò che l'accusa vorrebbe sostenere, quanto sia effettivamente durato questo esame. Ed ancora si dubita da parte dell'accusa che l'interpretazione delle immagini fosse attendibile e l'interpretazione delle indagini fosse attendibile,
Anche questo è un dubbio che non ha ragione d'essere. Ricordiamo che la revisione delle immagini mammografiche appariva negativa per lesioni focali in atto. E ancora, si vorrebbe sostenere che la signora presentasse fattori di rischio particolari che avrebbero dovuto esortare il medico a una condotta ancora più prudente. Ma in realtà la mammografia in due proiezioni rimane l'esame principale ed è stato dimostrato che la visita ha una sensibilità e una specificità molto bassa. Ricordiamo come il radiologo eseguì ugualmente l'ecografia a completamento in considerazione dell'unico fattore di rischio presente, e cioè la densità mammaria. È ancora stato portato avanti dall'accusa il cosiddetto rischio genetico, ma in realtà noi abbiamo visto che il carcinoma mammario nella popolazione ha una frequenza piuttosto elevata, si parla di una frequenza superiore al 10%, 11%, ragion per cui è normale avere un parente di primo o secondo grado affetto da tale carcinoma. E questo significa che non va a configurare un rischio personale elevato. Da ultimo, appare totalmente priva di pregio la contestazione che il radiologo non avrebbe adottato un lessico aggiornato. È stato ricordato come l'uso di una classificazione di refertazione delle indagini diagnostiche in senologia, secondo codici, non riguarda la refertazione clinica da fornire al paziente, anche perché il paziente se ne farebbe ben poco di un codice, non lo comprenderebbe neppure. Ciò, se ha una validità dal punto di vista scientifico, non è un dovere che deve essere seguito, specialmente oggi in Italia, dove è ancora aperta la discussione su quale classificazione adottare. Dicevo che l'aggiunta di un codice non è una precauzione né prescritta né di alcuna utilità, tanto per il paziente quanto per il curante. Quindi va ricordato come nel referto vi fossero in chiaro tutte le informazioni da fornire alla paziente. E per concludere bisogna ricordare come l'Italia sia il secondo paese al mondo per numero di denunce contro i medici intentate dai pazienti. Ciò dai mass media viene capziosamente e faziosamente usato come indicatore di mala sanità. In realtà noi sappiamo che i medici italiani sono a un livello di eccellenza nel mondo. Escludendo quindi, nel caso che ci occupa, ne sono convinto, che il presente procedimento scaturisca da una previsione di facile risarcimento a danno del medico, ma unicamente dal desiderio di capire se il medico avesse agito con prudenza, con perizia e con diligenza, e di sentirsi dire che se questi avesse agito diversamente allora lei non avrebbe sofferto, questa difesa conclude chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, secondo la formula più ampia, per come meglio ritenuto da questo giudice. Grazie. Questo applauso sospetto, di categoria potremmo dire. È una... Comunque adesso mi ritiro per un paio d'ore in Camera di Consiglio e poi dopo. Se facciamo partire la slide...